Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. L'Allianz Arena è uno stadio davvero fuori dal comune, un connubio di perfezione architettonica e tecnologia d'avanguardia. Toni Kroos! Tiro davvero da dimenticare. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Boiata, Witzel, sicuri in fase di palleggio. Hazard, De Bruyne, Mertens, Hazard, Kimmich, fa avanzare la manovra e c'è una palla filtrante. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Filtra la palla in profondità. Attenzione! La mette dentro al tiro! Un grande momento di calcio! Un gol magnifico! Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. De Bruyne, Boiata, De Bruyne, Hazard, De Bruyne, Mertens, buon lancio, ecco il tiro e colpisce la traversa e poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri. Calcio di punizione per la Germania. Kimmich ci mette il fisico e conquista il pallone, la gioca in profondità. Ti salta come Pirilli. Lukaku è un giocatore cui non manca il coraggio e qui non ha avuto paura di tentare un'azione personale. La difesa fa troppa fatica ad arginarlo. Gran colpo di testa. Ecco il gol! Sembra avere il totale controllo della gara. Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Dunque, i rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Mertens.
Tielemans. Arriva Mertens. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Opta per il lancio lungo. Hazard. Si libera la grande. Cerca la profondità. È una squadra che si muove molto senza palla. Grazie a questi movimenti i giocatori hanno sempre diverse opzioni di passaggio e chi ha il pallone non è mai in difficoltà. E in questo modo, piuttosto che tagliare in due la difesa avversaria come fanno molti, provano ad aggirarla. È proprio così. Non devi necessariamente cercare sempre l'uno contro uno, soprattutto se hai giocatori di movimento capaci di smarcarsi velocemente per ricevere il pallone in buona posizione. Cercano l'azione veloce. Numero! Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. De Bruyne prova a verticalizzare. De Bruyne. Toni Kroos. Tocco morbido. C'è il lancio, grande intuizione. Sarà rimessa laterale, il pallone uscito. Sprecano la rimessa consegnando di fatto la palla agli avversari. Hazard prova a salire sulla fascia sinistra. Se ne va. Colpire! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. La Germania si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Pericolo! Tonica! Sensazionale Courtois! Grande parata dell'estremo difensore. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. La sua squadra a portiere battuto si è sacrificato ed è stato decisivo. Kimmich, pallone lungo in verticale. Toni Kroos. Ottima la parata del portiere, non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Arriva Mertens. Scodella in avanti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Emre Can, il suo pallone è morbido. Mertens. Tielemans. Lukaku. Emre Can. C'è la palla lunga, in avanti. Toni Kroos. La Germania è in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Tielemans si spinge in avanti sulla destra. Palla a Lukaku. Hazard. Mertens.
Tielemans. Lukaku può segnare da lì. Gnabry. Oggi è andato a segno. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Hazard. Lukaku. Lukaku! Ottimo il fraseggio. Elegante. La cross in mezzo. Salta e colpisce di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Hazard. Kroos. Gioca con un pallone lungo. Prova la giocata nello spazio. Lukaku. Può calciare. Palla dentro per Hazard. Fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Hanno messo in evidenza la vulnerabilità della difesa avversaria con due gol in una manciata di minuti. Adesso hanno un vantaggio comodo da difendere nel secondo tempo. 2-0, un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Bruin intercetta il passaggio, pericolo. Toni Kroos cerca l'uomo là davanti, prova il filtrante. Un'altra azione in copertura. Toni, sensazionale Courtois. Che parata, certo non un intervento di routine. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbaglia. Prova la conclusione. Che grande parata. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Hummels. Gnabry. Palla al centro. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. E gli prende splendidamente il tempo in scivolata. Müller in fuorigioco. La mette sulla sinistra. De Bruyne. De Bruyne! Gli lega la gioia del gol. Che parata! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. De Bruyne. Lungo passaggio in avanti. Tenta Hazard. De Bruyne. È davvero una bella serie di passaggi questa. È riuscito a passare. Calcio di punizione per il Belgio. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Eh sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Qui protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare. Può anche peggiorare la sua situazione. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. De Bruyne! Che gol, signori, che gol!
Questo è un gol stupendo, stupendo! E ha sfruttato alla grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. La mette in avanti. Lukaku. Non c'era nessun compagno smarcato. Tenta Hazard. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Prova a giocarla in profondità. La gioca sulla destra. Cerca di lanciare il compagno. Gnabry. Toni Kroos. Toni Kroos avanza verso la porta. Alderweireld recupera un pallone importante. La difesa non sale, Fabio, visto? Non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi indicare da lanci profondi? Sicuramente. Attenzione al tiro! Finalizzazione decisamente in posizione. Riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro quanto uomo. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Proprio così. Riceve in area. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Witzel. Palla fuori di un soffio. Ha fatto bene a provarci da quella posizione. Meritava solo maggior fortuna. Attenzione, grande chance. Cross verso il centro. Va di testa! Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. La Germania ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Witzel. De Bruyne tenta di scavalcare la mediana. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Hazard cerca di pescare il compagno col filtrante. Colpisce! La sfera entra in porta! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E hanno completamente riaperto la gara. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova.
palla a Lukaku, palla filtrante per Mertens, ottima pressione la sua, palla recuperata. Kimmich, tentativo di allungare il gioco, scatta verso il pallone. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è, ora devono avere solo fortuna. Hazard, Kimmich si rivincola e conquista la palla. Kimmich è l'autore del fallo. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Vertonghen ha capito tutto. Il portiere la spedisce su. Mertens. Palla a Lukaku. Müller. Questa gol è per Müller! Ma doveva metterla dentro qui. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Il Belgio decide per un'altra sostituzione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Partita combattutissima e ancora aperta. Chi segna adesso con tutta probabilità si aggiudica la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Buona occasione per Carrasco. Guadagna Carrasco! La sua conclusione manca lo specchio della porta. La difesa sembrava imbambolata, non sono riusciti a contrastarlo per niente. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Si fa avanti in territorio nemico. Alza la palla in profondità verso un compagno. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Prova con la palla lunga. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Il Belgio
si salva in questa occasione. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Lukaku. Il portiere la calcia lontano. Bell'anticipo, pericolo sventato. Gündogan. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Unico vero vincitore, l'equilibrio. Partita che finisce in pari, ovviamente. Sentiremo poi in settimana, nelle interviste, se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione e del risultato. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Avevano di fronte un avversario all'altezza.